Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa quarta parte di New Super Mario Bros. U per Nintendo Wii U. Ogni volta è un cazzo di scioglilingua sto titolo. Molto bene, in questa parte andremo appunto iniziando, ho detto dei verbi così, con dei tempi a caso, il livello 3 del deserto delle torte, caverna delle vampa serpi. Già mi va incasinato a dirlo la scorsa parte, vedo che continuo anche in questa. Allora, vediamo se ci ricordiamo tutte le locazioni qua. Sì, prendiamoci questo, dai, prendiamoci questo fiore del ghiaccio, Ice Flower. Dunque, vediamo se ricordo le locazioni. Ah, qua cominciamo a fare le cose fighe. Ok, qua dovremmo trovare tipo un mini Yoshi. Ok, ghiaccio scioglie il fuoco, molto bene. Dovremmo trovare tipo un mini Yoshi, quello che ci permette di illuminare la stanza. Però, tipo, questo non mi ricordo se c'è già tipo una moneta stella. Yes. Oh, me lo ricordavo giusto, cazzo. Attenzione. Di qua no. Sto guardando se potevo andare tipo giù di qua. Oppure a muovermi perché è sempre un casino. Ok, morite, maledetti. Eccolo qua. Eccolo qui. Lo, il mini Yoshi giallo. Baby Yoshi giallo che ci permette di fare che cosa? Illuminare tutto a giorno. Molto bene. Questo ci torna assolutamente utile. Ok, qua adesso dunque. Dove andiamo? Andiamo adesso di qua, adesso sì. Quindi qua. No, non lo mangia questo. Fuck. Pensavo lo mangiasse. Allora. Pensavo lo mangiasse. Maledetto. Che. Ok, sono trovato una vita. Almeno perdere questa cosa ha avuto un senso. Ok, qua sotto ho visto che c'erano delle monete. Oh, fuck, ma mi sa che sono solo delle monete. Quindi potrei anche evitare da una parte. Ma noi andiamo lo stesso, che ce ne frega. Oh, ma vaffanculo! Maledetto! Maledetto! Vabbè, adesso ne dovrei trovare un altro. Ma maledetto bastardo. Io che cazzo mi vado a cercare rogna anche in sti posti. Vabbè. Ok, non fa niente. Adesso andiamo pure avanti. Piano piano, perché giustamente non vediamo un Kaiser. Che è qua a metà del livello. E dovremmo trovare, spero, un altro Yoshi. Yeah, meno male. Ok, qua si può entrare. No, non si può entrare. Molto bene. Possiamo però scendere giù di qua, yes. Qui possiamo fare una bella cosa. Dobbiamo lasciare un attimino Yoshi perché dobbiamo fare questa cosa. Dobbiamo scendere qua sotto, rompere questi blocchi. Vediamo se riusciamo senza morire. Perché dobbiamo entrare in quel tubo. L'avete visto? Sì, l'avete visto. Molto bene. Ok, qua occhio a non dare culata a caso perché se no si sprofonda. Oh, vieni qua con me, ok? E scendiamo, ce lo portiamo dietro. Infilati in sto buco, maledetto. E che detta qui sembra una cosa bruttissima, ok? Ci infiliamo qua e andiamo a prendere, I suppose. Ok, perfetto. Qui vediamo un pochino. Prima di attivare quella, mangiamoci le due fiammelle. Oh! Fuck! Mangiati queste fiammelle finché sono ancora minuscole, molto bene. Mamma mia. Ok, P-switch per attivare questo, molto molto semplice. E andiamo a prendere la seconda moneta di livello, molto bene. Ok. Tra l'altro io non mi sto più ringraziando durante il gameplay perché preferisco giocare, ma comunque ovviamente vi ringrazio per tutto il sostegno che mi date sempre in questa serie e in tutte le serie in generale che faccio, quindi siete sempre molto molto affettuosi, vi voglio bene. Oh, gesto del cuoricino che non fa mai male. Ok, qui mangiati sto coso, perfetto. Qua, mo vediamo, ci deve essere ancora, sì, fiore di ghiaccio così a caso, ci deve essere ancora, qua, eccolo qui, devo andare là sopra, ma devo stare attento a fare una cosa molto interessante, ovvero no, non ammazzare il tipo, quindi devo lasciare che indietreggi un pochino. Ok, spara, è bravo, molto bene. Devo andare qua sopra. Che culo. Il Baby Yoshi non mi serviva più. Per fortuna sono riuscito a sfruttare questa cosa. Non bisognava ucciderlo perché sennò non si poteva. Ah, ma ci segue lui. Ma questo non lo sapevo. Cioè, non lo ricordavo in realtà questa cosa. Ah, anche se lo lasciamo lì ci segue nei tubi. Beh, fantastico. Ok, tipo tu muori. Ok, molto bene. Qua abbiamo raccolto tutto. Potremmo anche sbattercene allegramente e andare a finire il livello in maniera un po' più facile stavolta. Ok. Perfetto. Qua tutte queste belle statue che ci guardano da lontano. Noi le ignoriamo. E voilà! One up e il baby Yoshi che scappa via verso le lande desolate, verso i prati in fiore. Molto bene, ho detto cose a caso, come sempre, ma va bene così. Ok, dunque, quindi questo livello l'abbiamo fatto al 100%. Ora dobbiamo andare a fare la fortezza di Metamondo, giusto? Ok,
Finora mi sono ricordato tutte le locazioni, per fortuna. Torre delle pietre mobili. Ah, interessante. Chissà se ce la faremo a raccogliere tutto anche qua. Siamo a 39 vite. Ah, interessante. Dunque qua, ok, con ZR, perfetto. La prima la sblocchiamo subito qua. Yeah. Quindi presa. È molto bella questa dinamica diciamo, delle rotelle che muovono questi blocchi. Molto molto carina come cosa. Ok, qua tanto si può azionare sia con ZR che scuotendo il pad, quindi si può fare in due modi volendo questa cosa. Ok, qua tipo tu muori, ok, così almeno te ne vai al creatore. Ma vediamo se mi ricordo dove erano gli altri. Ah, questi tanto muoiono in maniera fighissima, ma che roba, molto. Ok, qua, perfetto, seconda moneta stella, good. E l'altra, mo, dove vedere. Dove? Ok. E che cazzo? Va bene. Vattene avanti, così almeno posso fare quello che devo fare. Ok, interessante. Qui adesso cosa dobbiamo fare? Aspetta, non mi ricordo più se c'è tipo un passaggio. Non mi ricordo. Deve essere tipo un passaggio segreto da qualche parte. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Proviamo ad andare da questa parte. Non di qui. Oddio, chi se lo ricorda? Poi se sei più avanti adesso me lo ricordo qua. Dai però. Allora. Tanto quello poteva pure morire, già che c'era. Kaiser. Ok. Tanto metà livello l'ho già trovata. No, ah, ma forse era qua. Aspetta un attimo. Ok. Vediamo un po' come muore questo. Può morire anche quando vuole, se gli sta bene la cosa. Ok, qui dunque sfruttiamo questi blocchi. Qua cosa possiamo prendere? C'è qualche oggetto segreto figo? Sì, un fiore fuoco, molto semplice. Ok, questo al diavolo. E qua? Perché tutti questi blocchi? Che cosa vorranno mai dire tutti questi blocchi? Che ci sia qualche passaggio su. Oh, mamma mia! Qualche passaggio? No, assolutamente no. Ma anche di qua si sbloccano tipo dei blocchi. No, assolutamente. C'erano solo dei blocchi così, tanto per farci perdere del tempo. Ok, sì. Tu vai al creatore, molto bene. Qua giriamo tutte queste belle platform. Ok, forse qua. Non mi ricordo, mica non mi ricordo niente. Ci deve essere qualcosa. Perché lì c'è un tubo, come vedete c'è un tubo giallo, quindi un tubo di uscita. Vediamo un po'. Ah, forse lì sotto, ecco, forse lì sotto. Aspetta un attimo. Fa vedere. No. Ah, qua, eccolo qui. Me lo ricordavo, cazzo. C'era un tubo nascosto in qualche parete. Me lo ricordavo, cacchio. Mi sembra di non essere così scemo. Ok, qua. Ecco, dobbiamo sfruttare questo coso per far rompere quei blocchi. Ok, non così, però, possibilmente. Ok. Merda. Non sarà facilissimo questo pezzo. Ok, molto bene. Così. E poi dobbiamo fare una cosa di nuovo simile, ma dall'altra parte, se ce la fai a scendere giù di qua. Grazie. Interessante. Ok, adesso dobbiamo semplicemente arrivare a far cadere giù questi blocchi, aspettare che si levano dalle palle, così almeno abbiamo strada libera. Ok, via. Ok, mamma mia. Mamma mia che rischio. E terza moneta, stella del livello. Molto bene. E quindi possiamo andarcene avanti adesso. L'unico problema sarà passare indenni questo punto. Passare indenni Mellow. Ok, perfetto, andata. Dobbiamo solo andare a battere, mi raccomando, a battere. Non per le strade, ma il boss di questo castello di metà mondo. Ok, qua quello poteva anche tipo lasciarmi perdere. Già mi sono fottuto, molto bene. Ce la facciamo qua. Ok, andare su di qui. Non so se era questa la strada che dovevo percorrere, ma è andata bene lo stesso. Ok, non importa. E qui dobbiamo fare questa cosa molto faiga. E poi distruggere quei nemici. E poi catapultarci qui. E. Mamma mia, che roba! Questi non si possono distruggere perché sono gigantic. Come direbbe il Bomber Bolton. Qua c'è qualcosa? No, ce ne freghiamo. Via. Ok, forse dall'altra parte c'era un fiore fuoco in un blocco nascosto. Non mi ricordo, Non è importante, non è importante. Dobbiamo andare a sconfiggere questo mini boss. Ok? Ciao Kamek, come stai? Che begli occhiali. Ok. Sì, cosa stai facendo? Mi devi per forza rompere le scatole? Va bene, archiviamo questa pratica. Ok.
Uno, vieni qui. Oh, bastardo che... Bastardissimo. Ok, uno. Perfetto, vieni qui. E... Due. Oh, guardate che bastardo. Guardate che bastardo che... È un po' imprevedibile questo. Maledetto. Oh, devo sempre sconfiggere i boss con da minimario. Vabbè, cerco sempre di complicarmi la vita io. L'importante è se ci riusciti. Non è importante come si raggiunge il fine, è importante raggiungerlo. Frase filosofica così. Ok. E quindi l'abbiamo fatta. Molto bene, molto bene, molto bene. Ok, adesso ci si aprono numerosi scenari. Dobbiamo stare attenti a... C'è anche dei Malter Cuba che si possono incontrare. Sconfiggere, quanta roba. Ok, adesso tra l'altro nel quarto livello c'è un'uscita segreta, se non sbaglio. Ok, qua vabbè, vediamo che Kamek torna alla base a riferire a Bowser che sono molto forte. Ah no, cosa sta facendo? Sta lanciando un incantesimo sul castello? Wait, facciamo scherzi, eh. Kamek, non ridere così che mi inquieti. Ok, va bene. Ci occuperemo di te più tardi. Ok, vuoi salvare? Sì, posso salvare, ok. Tra l'altro sono anche furbo a salvare così, che se metti che la registrazione salta, io ho salvato così non posso più ripetere. Vabbè, non fa niente. Ok, qua devo andare al livello 4, giusto? Perfetto, era inevitabile incontrarvi prima o poi. Sperando anche di non perdere vite, qua. Vabbè, non dovremmo avere troppi problemi, in realtà non vorrei tirarmela. Ok. Va bene, e l'ultimo, mo va a vedere che mi ammazza. No, ok, perfetto. Cosa troviamo? Una stella, molto bene. Questo si torna utile quando dobbiamo tipo fare delle sfide del rubuniglio, prendere la stella, perché ci semplifica molto la vita. Ok, quindi qualche stella conviene tenercelo. Molto molto bene. E adesso qua c'è... Ma basta, volevo andare a prendere la ghianda, mi è venuto incontro lui. Vabbè, non fa niente. Devo sconfiggere questo maledetto. Questo maledetto. No, minchia, che precisione di merda. Che precisione di merda che hai, fai schifo. Sei un insulso. Oh, perdere vita è quello proprio da idioti, eh. Ok, va bene. Vieni qua, ghianda, molto bene. Maledizione, maledizione. Lasciamo lì quel tipo che magari ce ne frega anche niente. Ok, qua c'è una casetta. Sì, ma non la facciamo. E qual è il quarto livello? È questo? Sì. Sabbie spunzose. Bel nome. Ok, andiamo a fare ancora questo livello. Quasi quasi. Tra l'altro dovremmo fare questo livello due volte, perché una volta per prendere tutte le monete e una volta per prendere l'uscita segreta. Perché in ogni mondo c'è un'uscita segreta. In questo mondo, appunto in questo livello, quindi andremo a prendere. Mo se mi ricordo dove sono però le altre monete. Dunque una dovrebbe essere qua vicino. Aspetta un attimo, questo facciamolo fuori così non ci rompe le scatole. Molto bene. No, aspetta un attimo. Non è che... Ah no, il primo è qua. Ok, mi sono ricordato adesso. La prima è qua. Ok, muori, grandissimo. E qua su c'è qualcosa. No, monete, ok. Ma tipo, ma io mi ricordo si potesse fare un salto tipo poderoso. No, non si può fare. Ah no, ma quello forse è un altro gioco. Forse è tipo un altro Mario in cui si possono fare tipo i salti sbalzosi. Ho coniato un neologismo in questo momento. Sono orgoglioso di me stesso. Minchia, non ci arrivo, mo. Ah, non ci arrivo, ma guarda te. L'ho attivato troppo in alto, ma non ci arrivo. Ah, no, sono arrivato per un pelo alla fine. Ok, perfetto. Dunque, qua. Adesso tu muori. Molto bene. Qua ci dovrebbe essere tipo un blocco che ci apre questa liana. Però, porca troia, se ce la fai. Ok, perfetto. Andiamo su di qua. Dovrebbe esserci tipo una moneta. Stella, sì. Ok. No. Rifo. Però dovresti farlo in maniera più veloce, se non ci arrivi. Bravo Fabio e bravo Mario. Ok. Molto bene. Quindi la seconda l'abbiamo presa. Ora, per andare a prendere l'altra. Dunque, qua sotto ci sono tipo delle monete, potremmo andarle a prendere, ma non è questo che dobbiamo fare. Prendiamo metà livello innanzitutto. Andiamo qua sotto adesso. Tu muori. Possiamo, vabbè, ce ne freghiamo di quello. Qua c'è un tubo nascosto che dove ci porta? Dove ci porta? E chi lo sa? Boh, non mi ricordo. Ma sì che mi ricordo. Andiamo qua, perché si può prendere un mini fungo. Eccolo qua. Guardate figata di questo mini fungo, che ci permette anche di scalare le pareti. Ok. E anche di fare dei salti notevoli. Qua
Subito corriamo prima che arrivino le sabbie mobili, non è vero, le colonne di sabbia, per prendere questa moneta, molto bene. E quindi adesso andiamo a finire il livello in maniera classica. Poi lo ripeteremo un secondo. No, volevo prendere la sommità, prendere una vita. Lo voglio fare. Lo voglio fare perché ci tengo particolarmente. Ok. Mamma mia, che salto! Mamma mia, che salto! Ok, perfetto. One up. Questa era facile, facile, quindi perché non prenderla? Ok. Ah, pure la voce minuscola, cioè, che figata! Ok, e quindi questo l'abbiamo fatto, abbiamo finito in maniera classica a livello. Ora, prima di finire l'episodio, andiamo a ricominciare. Adesso chiaramente ci congiunge a livello 6 o qualcosa del genere. Lo rifacciamo un attimo, andiamo nel punto di prima e andiamo a finire il livello, diciamo, prendendo l'uscita extra. Ok, siamo di nuovo in questo punto, prendiamo nuovamente il minifungo, molto bene, e andiamo adesso a finire il livello con l'uscita segreta, che ci porta appunto a un livello extra che prenderemo, penso a fare, sarà forse il primo che faremo nella prossima parte. Adesso deciderò un pochino come fare, vediamo adesso. Ok, qua possiamo andare agevolmente così. Ok, dunque uscita segreta se non sbaglio, già l'ho sorpassata, benissimo. E qua potremmo passare sia da mini Mario che con Mario normale, correndo e abbassandoci, quindi si potrà fare in entrambi i modi, ma chiaramente è più semplice così. E quindi qua andiamo a prendere l'uscita segreta del mondo numero 2. Ok, perfetto, yeah, molto molto bene. E quindi prendiamo anche l'uscita segreta, ma vediamo dove ci congiunge. Grandissimo. Ok, good. Fuochi d'artificio come se non ci fosse un domani. Ehi! Ciao! Bel lavoro! Ecco una ricompensa adeguata. Ok, un fiore fuoco? Fire flower? Molto bene. Yes! Ok, e quindi abbiamo fatto, abbiamo preso l'uscita segreta. Guarda dove ci ricongiunge. Andiamo a costeggiamo questa bella torta con delle fragole di decorazione. Andiamo nel mondo della neve, sostanzialmente. Nel livello che adesso andiamo a vedere come si chiama. Ok, qua tra l'altro giustamente l'oggetto. Ok. Livello che si chiama in qualche modo, giusto per farvi vedere come si chiama. Non devo poi a fare, penso forse facciamo, sarà il primo, magari facciamo nella prossima parte. Pianti piranha sul ghiaccio, quindi. Ah, tra l'altro mi ricordo anche che cacchio di livello è. Vabbè, ci penseremo poi a tempo e ora. Quindi niente, io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito a mettere un bel mi piace, a commentare, a condividere il video se vi è piaciuto e se non vi è piaciuto ugualmente. E niente, ci salutiamo e ci vediamo alla quinta parte, dovrebbe essere la quinta, sì, di New Super Mario Bros. U per Nintendo Wii U. Quindi alla prossima ragazzi, ciao ciao!